Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo è un video svuota i prodotti terminati di giugno. Ragazze, anche giugno se n'è andato, è volato. Accidenti, veramente, siamo già a luglio. Io amo l'estate, quindi quando corre così velocemente mi fa un po' di strano. Allora, vi farò vedere delle foto alla fine del video dei prodotti che ho utilizzato in vacanza, perché giustamente li ho finiti, li ho lasciati là, essendo poi anche in aereo. Ho finito delle maschere in ferie e poi ho finito un bussolotto da un litro di SVR, il pack è tutto rosa, ma comunque seguite poi il video che negli ultimi secondi ci saranno le foto. Ragazzi, ci siamo trovati benissimo con quello lì, con quel bottiglione lì, quindi con un prodotto solo. Io vi consiglio quei prodotti che fanno generici, no? Che fanno tutto, specialmente se si va via una settimana, se c'è da prendere l'aereo, il treno, quelle cose lì, per non portarsi mille cose. Noi con quelli abbiamo fatto faccia, viso, anche perché era per pelli sensibili, l'ho preso apposta per poter fare tutto. Faccia, viso, corpo, capelli. Io poi mi sono portata solo delle confezioni di maschere, quelle monodosi che ho utilizzato come balsamo anche. E poi detergente intimo, fantastico, sì, non sgrassava bene come un classico detergente intimo alla menta o al Marsiglia, però comunque puliva, e l'ho utilizzato anche per lavare i costumi, quindi l'abbiamo terminato. L'ho pagato 9,90 € in farmacia. È vero che è un po' sprecato per lavare anche i vestiti, però ragazze, eravamo in aereo, ci si poteva portare via poca roba, e di conseguenza con uno ho fatto tutto, ho lavato i costumi, ho lavato le magliette, fantastico. Quindi quello. Poi qua ho terminato due Venus intimo fresco all'eucalipto, sapete che io li amo. Uno ce n'era già un goccino, era mignon da mesi precedenti, e poi questo qua invece era un flacone intero, fantastici, lasciano una bella sensazione di freschezza, costano 70-80 centesimi, sono di 200 ml, lì c'è fatto bene. Made in Italy, costano una miseria, io ve li straconsiglio. A mia mamma piace anche quello alla malva. Lei ha problemi di sensibilità, eccetera, quindi preferisce quelli delicati. Di Melissa ho finito lo sgrassatore effetto lucidante per il gel. L'ho preso dai cinesi, ma devo dire molto valido. Ho finito questo Napisan antibatterico camomilla e loto. Ce l'avevo in macchina, mandato da Ombretta. Ombretta, un bacio, è stato buonissimo, fantastico. Me ne aveva regalato un pack anche mia zia, devo dire. Buono, si sentiva molto la profumazione di loto, subito di alcol, ma poi evaporava e rimaneva la profumazione fiorita. Fantastico. Mantovani Marsiglia, mi è piaciuto molto, io amo il Marsiglia, lo sapete, questo qua di Mantovani non era male. Una volta, sa proprio da Marsiglia, una volta usavo tantissimo Mantovani, poi ho smesso perché l'Inci, ragazze, non è fantastico, mentre di questo qua è semplice, basilare, quindi ecco, se vi piace il Marsiglia e volete provare Mantovani, vi consiglio questo qua. Costa poco, l'ho pagato 1 euro, buono. Di Sian ho finito questo bussolotto qua, Green Harmony. Io amo questi bussolotti di Sian. Questo l'ho utilizzato per il corpo, ma anche per le mani. Ve li consiglio perché, ragazzi, costano 1 euro, è un litro. E non vedo perché il bagnoschiuma non si possono utilizzare anche come sapone mani, quindi andate anche a risparmiare. L'Inci è fatto bene. Contiene pino silvestro, questo qua è idratante. Sembra di essere in un bosco, non so se è la seconda o la terza confezione che compro. Comunque, ragazzi, è davvero buono, fantastico, costa poco, lascia le mani morbide, anche non fa irritazione sul corpo né niente. Ottimo rapporto qualità prezzo, assolutamente andrò a ricomprarli, perché ripeto, con uno è comodo sia in doccia, in vasca, che per le mani. Colluttorio con antibatterico della Coop, questo qua non conteneva lo zucchero ma conteneva la stevia, devo dire che mi è piaciuto. Purtroppo la Coop ce l'ho lontana, però se dovessi ripassare andrò a ricomprarlo, sa proprio da menta fresca, lasciava l'alito molto profumato, molto fresco, molto pulito, mi è piaciuto tanto, non mi irritava le gengive né niente, adesso sa ancora da super mentolo. Peccato che tanti collutori abbiano lo zucchero all'interno. Io non riesco a capire perché fanno i dentifrici o i collutori con lo zucchero solo per far dare i soldi ai dentisti. Comunque questo qua conteneva stevia, ma davvero buono. Ho finito poi pochissima roba, ragazzi, con la scusa poi che sono stata in ferie, figuriamoci. Salviette struccanti acqua alle rose. Insomma, secondo me una volta erano meglio, sia come struccaggio, sia come tessuto, non lo so, cioè non si può utilizzare bene il tessuto in tutti i lati, boh.
1000 usi, salviette della Glendi rinfrescanti al limone, delle salviette normalissime da tenere in borsetta. Della Rilastil, queste salviette qua le avevo prese per arrivare alle spese di spedizione gratuite in farmacia IGEA. Carine, però ragazzi, mi bruciavano un pochino la patatina. Non so come mai, perché Rilastil, qua c'è scritto anche per bambini, provitamina B5, vitamina E, camomilla, aloe. Non lo so, l'inci fatto abbastanza bene, contiene acqua, glicerina, lantoina, succo di aloe, pantenolo, camomilla. Boh, non ho capito, però ecco, più che altro se avete dei bambini con la pelle sensibile o anche voi stessi, attenzione. Poi Sofidea con agente antimicrobico, queste salviette qua costano una miseria da tenere in borsa, ragazze, secondo me sono meno male tutte valide. Carta igienica umidificata di risparmio casa, io questa la amo, 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 buonissima. Fate scorta sia in confezione così piccola che in quella più grande perché è davvero super valida. Bastoncini cottonati biodegradabili, cotton sound, buoni, non si sfaldano né niente, ragazze, non fanno peluchi né nulla. Poi ho finito questo Serum Force, questo trattamento di Yves Rocher per fortificare il cuoio capelluto, antiperdita di capelli, né niente. Scusate ragazzi, non me lo metto a fuoco. Comunque è un siero fortificante. Allora, non appiccica i capelli. La profumazione è abbastanza buona, non unge, ecco, non so se ha fatto grandi robe come anticaduta, diciamo così, però ragazzi io vi consiglio, se avete un buono da 50 euro, di provarlo perché male non fa, gli ingredienti sono anche buoni, capelli fortificanti, cuoio capelluto, capelli devitalizzati, perdita di densità, quindi ecco, insomma, ripeto, male non fa mai, l'inci è fatto anche bene. Se avete un buono del 50% provatelo, anche perché ripeto, non ungere niente, e quello per me era la cosa più importante. Poi ho finito questa crema nutriente ideale per viso labbra di Balea, You Are Magic, credo, buonissima ragazze, sapeva di dolcetto alla vaniglia, di biscottino, fantastica, 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 super buona. A me queste creme piccoline di Balea piacciono tantissimo. Vorrei che foste qua per sentire il dolcetto, veramente. Sa da biscotto al caramello, buone, buone. Mi piacciono tantissimo, peccato che abbiano aumentato il prezzo. Poi ho finito questi assorbenti qua della Nuvenia, ultra large, flusso molto abbondante, sapete che io li adoro. Anche questo qui, ultra large, fantastici, ve li straconsiglio. Io ogni mese praticamente ne finisco. Li finisco perché sono super 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 validi. Poi ragazzi, ho fatto delle mascherine, niente di che, la mia solita maschera al tea tree che amo di Geomar, le mie due maschere Energy Boost sempre di Geomar con zenzero, vitamina C illuminante, le amo, ve le straconsiglio, da un po' che non le vedo in offerta. Poi la maschera Red Ginseng di Esfolio, puzzicchia un po' però buona, dai. T3 Misha, questa maschera di Cien all'aloe e miele e olio di mandorle dolci, queste qua le ho portate anche via, ragazze, se le trovate fate scorta perché sono validissime, buone, lasciano proprio i capelli morbidi. E Avif Pure Detox, questa maschera in cellulosa che l'ho amata, io amo il marchio Avif perché fa della cellulosa fantastica. Poi ho finito della Biolis Nature questo dentifricio bicarbonato e mentolo bio preso da Tigotà, ragazzi, è una bomba, è una bomba. Se dovessero metterli in offerta, adesso ho equilibrio, se dovessero metterli in offerta vado a fare scorta. Scusate, stanno facendo dei lavori. Poi ho finito il mascara volume extra black con olio di camelia di Bottega Verde. Non mi ha entusiasmato molto, devo averlo preso in un giornale, perché ragazzi tendeva a stamparsi. Lo scovolino non era molto preciso, tendeva a macchiare poi la palpebra, a stamparsi, ma specialmente ragazze non si asciugava, rimaneva umido, quindi faceva delle goccioline a contatto con l'umidità, tipo da me in reparto faceva delle goccioline che mi chiedevano se avevo dei glitter, in verità era proprio gocce di mascara che non si asciugava, quindi rimaneva sempre umido, bisognava stare attenti perché al primo starnuto vi stampavate il mascara dappertutto, non mi è piaciuto per niente. Ho finito poi due prodotti che mi ha regalato la mia estetista, ragazze, si chiama Love Yourself Cosmetics, eccola qua, lei è di Peschiera,
Love Yourself Cosmetics di Jennifer Donini, www.loveyourselfcosmetics.it, scusate. Se mi ricordo vi lascio nell'info box il sito, perché lei spedisce anche, fa dei prodotti proprio lei, a mano, made in Italy, ed è fissata come me con l'INCI, io adesso meno, però lei è proprio fissata con l'INCI, ha dei problemi di pelle, quindi è super adatta anche per chi ha problemi di pelle. Questi mi ha regalato, me le ha regalati, io vado a fare Coco Cera, da lei, una ceretta particolare, fantastica, andate a cercarla online perché è la svolta. E mi sono comprata la crema solare, protezione solare, ma ve ne parlerò quando la finirò. Patch labbra, buonissimi ragazzi, non si muovono tra le altre, con estratto di avena biologica, olio di jojoba, ideale per pelli secche, screpolate, labbra. Devo dire che mi aveva idratato perché mi era venuto proprio qua, mi bruciavano addirittura, l'ho fatto prima di andare in ferie, fantastico, poi non si muove, potete addirittura muovervi, parlare, che niente. E i patch occhi, con estratto di fiori di verbasco e acqua di rosmarino. Fantastica, Jennifer, bravissima, perché ha fatto dei prodotti stupendi, 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 stupendi. Basta ragazze, come vi ho detto ho terminato, vi lascerò nell'info box poi il sito, se mi ricordo suo, ma adesso qua vedrete anche le immagini dei prodotti che ho terminato in ferie. Vi mando un bacio grande, ho finito pochissime robe, speriamo luglio di finire più cose, e ci vediamo al prossimo video.